Europeo più volte campione italiano. Emanuele Bruno, esperto di judo. Adesso sei un uh, insegnante di judo, anzi sì. un allenatore di questa, di questa disciplina. Allora, che cosa vogliamo Eccosi dire qua. sullo judo? Intanto salve a tutti, ciao Alessandro, è sempre un onore ciao, essere Manuel. qui con te e essere invitato a questa trasmissione che stimo tanto perché porta avanti i valori dello sport. Grazie, e ripeto per me è sempre un piacere ospitare voi anche perché voi siete questi campioni che poi portano con il vostro esempio e col il vostro impegno perché poi avete certo. un grande impegno nella, nel sociale e di cui ovviamente ne svisceremo, ne, ne parleremo di queste certo, cosa. poi tu certo. sei... Portatore di un'iniziativa molto importante che oggi ci tengo proprio e grazie per essere intervenuto alla trasmissione, perché credo grazie che sia te. una cosa da, assolutamente da far, da far conoscere ai nostri telespettatori. Grazie a te. Prima, però, ricordiamogli chi sei certo, come certo. campione. Allora, campione io sono appunto, già mi hai presentato, sono Emanuele Bruno, sono un Giudoga del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle. Sono un Giudoga da quando ho 5 anni, adesso ne ho 30. Quindi un bel po' di tempo che faccio Judo, che faccio quest'arte marziale. E lì vediamo. vediamo un mio incontro, qui ho gareggiato, poco. durato pochissimo, 20 secondi. L'ho completato subito, ho fatto subito Ippon, il K.O. del Judo si chiama Ippon. in 20 secondi era un, una gara a squadre dove ho combattuto in prestito con una squadra spagnola a 81 kg. Una delle mie ah. ultime gare prima di smettere la carriera. Smesso con, ho smesso perché nella carriera di un campione... Ci sono sempre di, di un atleta, di un campione, di uno sportivo, ci sono sempre alti e bassi e bisogna essere maturi a capire quando sono gli alti, quando sono bassi e quando i, i bassi non possono più trasformarsi in, trasformarsi in alti. Quindi ho capito che non avevo più quella. nella mia testa non c'era più la voglia di, di quando avevo 18 anni di combattere. Okay. Anche perché sono cambiate molte cose, ho iniziato a studiare, mi sono appunto laureato alla scuola dello sport al, al, al CONI, quarto, mh, tecnico quarto livello CONI europeo, esperto in preparazione fisica, quindi ho preso tanti, certo. tanti titoli di studio e, ho, Hai e cominciato ho capito... In modo maturo a pensare al mio sì, futuro. Esatto, ho cominciato a, a pensare al mio futuro, ho cominciato... Ho cominciato eh, a, a dare delle. a capire che la, la carriera agonistica non era più una mia priorità, perché anche fisicamente io sono, tu lo sai, già ce lo siamo detto, de, già ce, ce lo siamo detti, sono tutto rotto. Non c'è un osso che funziona. <ride> quindi anche, anche, anche a livello articolare quello pesa quello pesa, quello pesa, pesa. soprattutto poi palle e ginocchio. Quindi ho capito, ho capito che dovevo voltare pagina e, e capire qual era la mia strada. La mia strada è sempre, è sempre lo sport, è sempre insegnare, perché io ho una palestra di famiglia, una palestra di famiglia dove cioè, diciamo insegno Judo. Tu vieni da una tradizione di giudo importantissima, da Assu parte di mamma, di nonna. Quindi, assolutamente, Assolutamente, mia madre è stata più volte campionessa italiana, assoluta, è stata un passo da vincere e la medaglia ai europei, poi ha smesso, ha smesso giovane e lei era un, un, talento, un talento, una futura medaglia olimpica. Solo ha dovuto smessere, smettere a 21 anni perché è rimasta appunto incinta di me <ride> e io e ho preso il suo più, posto. È la medaglia più bella che ha vinto, esatto, esatto, esatto. Quindi, diciamo, si è tramandata di generazione in generazione questa passione per, per il judo. Anche mio fratello è un atleta azzurro, è stato campione, è stato medaglia ai campionati italiani più volte. Adesso è insegnante della la nostra palestra a Pomezia dove ah. abbiamo più di 100 ragazzi a cui insegniamo quest'arte marziale e, e soprattutto i valori che quest'arte ah, marziale esatto. porta e questo Perché è quello che poi vi portate dietro no? in un'Italia un dove stanno, ci sta, stanno, si stanno perdendo i valori Dobbiamo insegnarli, e insegna, lui, noi li insegniamo, io li insegno con lo sport. È importante sentirlo dire da un ragazzo giovane come te. Assolutamente, che... io porto sempre, eh, guarda Alessandro, sono sempre mh, più, eh, più convinto che bisogna insegnare i valori a questi ragazzi, perché questi ragazzi saranno il futuro, come cioè... io lo ero a 18 anni. Questi ragazzi saranno il nostro futuro, i nostri politici, i nostri. Campioni, i nostri cioè, professori quindi dobbiamo insomma, la classe dirigente futura dobbiamo insegnare il rispetto dobbiamo insegnare i valori, i valori che appunto il judo insegna eh, che trasmette è una disciplina dire, sportiva che ha una grande, come dire, una grande attenzione verso il rispetto dell'avversario assolutamente no? facciamo il saluto prima del, dell'incontro quindi è tutto certo. parte poi tutto poi l'agonismo è agonismo l'agonismo la, la, è... quando, quando io, io, io sono te lo dico qua non lo dico mai a nessuno io Ero un Judoka molto cattivo, agonisticamente parlando, nel senso vincevo, se c'era un modo di vincere, lo trovavo. Vincevi, certo, ero focus, però ovviamente sceso dal tatami. Eh, sempre amici. rispetto. Certo. Col mio sempre stringere la mano al nemico, all'avversario. Eh, In quel certo. momento è un nemico, ma è un avversario, e quindi sempre rispetto. Quindi, sì, è quello che insegno ai miei ragazzi. E ti seguono. Mi seguono, alcuni mi seguono, delle volte devo fare dei cazziatoni, non so se, se, se si, può, si dire. può dire, però delle, siamo volte, liberi, dirlo. Delle, delle volte glieli faccio, glieli faccio perché non capiscono, purtroppo hanno cattivi esempi questi ragazzi. Hanno il trapper della situazione, hanno, certo. hanno ha, il tiktoker della situazione, quindi hanno cattivi esempi. Tu sei un educatore, no? In questo Io senso. Io esatto, quindi... spero di portare un, un esempio di sport, un esempio di, eh, di, di, appunto, di sani valori, sani, sani principi. Quindi, non quelli che portano questi, questi fantomatici diciamo, certo. eh, esempi da non seguire, secondo me. Sono assolutamente guarda, mi trovi pienamente d'accordo. E quindi sotto, anche a livello, a livello social, cui, cerco di trasmettere Ma è difficile cambiare il, la mentalità di un ragazzo che ha come modello quel tipo di modello. Tanto, tanto perché, perché, perché purtroppo vedo che in questa, in questa società d'oggi. oggi gli chiedi il sacrificio, gli chiedi l'impegno, esatto, gli chiedi esatto. il rispetto dei ruoli, il rispetto delle. e poi dall'altra parte invece c'è un. Hai una, detto una parola sacra: sacrificio. Sai che c'è cioè adesso, appena accendiamo il, il il, tele, il, tele, il telefono, il televisore, si sì. vedono questi ragazzi che hanno fatto soldi facili. Sì. Dobbiamo insegnare ai ragazzi che i soldi facili non è un. Non, non si può eh, arrivare tramite a fare dei soldi in modo, in modo così semplice, in modo, anche, delle volte, anche delle volte non legale. Io sono, sono, sono un, cioè, della guardia di finanza, certo. quindi sono Conosci. sempre uno sportivo, ma sempre delle fiamme gialle. Quindi, Trasmetto anche questo, legalità. È quello che trasmetto anche certo. sui miei canali social: Instagram, Facebook. Adesso sono stata una trasmissione eh, su canale 5 dove, dove abbiamo trasmesso, appunto, abbiamo fatto vedere il giudo sì, qualche giorno fa. fa. Quindi, quindi, quindi questo spero di dare il mio contributo. Beh, eh. questo lo dai senz'altro, perché anche per, poi il tuo contributo, il tuo impegno nel sociale ce l'hai anche con ovviamente con l'Anico, no? Assolutamente con il nostro sì. Nostro assolutamente. Presidente, con Italo Lapenna. Quindi tu sei il grande Una insieme a Stefano Maniscalco, sei quello sempre presente in tutte esatto. le iniziative. Noi siamo Insomma, diciamo. Siete... Siete delle colonne in questo momento presenti uh, uh, che, uh, che Oggi ti sto dicendo dei, dei tra virgolette segreti che non ho mai detto in trasmissione Il presidente contenti. ci chiama i, nostri, i, i suoi pupilli. Eh, lo, so. Quindi, <ride> lo so. Salutiamo il presidente, <ride> che so. appunto il presidente è, anche stato, è una persona molto importante, molto importante anche a livello, sia a livello a livello menageriale che a livello appunto di Ma persona Umano, di empatia umano, anche eh... perché lui mi ha, preso, mi ha chiamato in un momento difficile per me in un momento in cui ho concluso la mia carriera sportiva cioè, che è sempre che un è momento brutto vuoi o certo. non vuoi è sempre un momento drammatico le sensazioni non sono bellissime certo. che uno prova e il presidente comunque con questo ingaggio nella NICO nazionale italiana calcio olimpionici e campioni mi ha dato appunto un, un qualcosa per, per andare avanti, per, per far sentire la mia ti la mia dato voce, una, una motivazione. Una molto, motivazione molto in forte. più, esatto, esatto. Tu lo sai che adesso dovrei tornare perché faremo almeno un'altra intervista a breve. Assolutamente e sì. E Così parleremo degli altri progetti che ci sono. Proprio nel sociale, del, di tutto quello che stai portando avanti, che è importantissimo. Va benissimo. Manuele, per ora ti ringrazio. Grazie a te. Ti do appuntamento con i nostri telespettatori a un'altra puntata. Ripeto, la faremo molto a breve perché ci tengo che venga portato avanti il progetto che stai, che stai facendo. Grazie a Quindi, grazie di essere stato qui con noi. Grazie, grazie a tutti i nostri telespettatori. Avete visto, abbiamo campioni ragazzi che a 30 anni sono, hanno la testa di quelli di, di 60, quindi insomma, <ride> e mantenendo la loro però, vivacità. Certo, e di questo di dobbiamo esserne fieri di questi ragazzi. Grazie a tutti. Grazie.